Ci troviamo nel parco fluviale del Fiume Nera. Qui circa 10 anni fa è stata realizzata la scuola di formazione nazionale per il soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco. Quello che state vedendo è un corso fluviale alluvionale e serve per preparare gli operatori Vigili del Fuoco ad affrontare scenari di tipo fluviali o di tipo alluvionali. Queste situazioni vengono simulate per garantire una sicurezza agli operatori, perché comunque questo tipo di soccorso viene fatto entrando in acqua, quindi entrando in situazioni in cui c'è movimento, dinamicità dell'ambiente. E sono operazioni che servono sia a recuperare persone che sono coscienti o persone che sono anche incoscienti. Su alcune manovre utilizziamo anche il gommone da rafting, viene utilizzato sia come piattaforma per svolgere sempre operazioni di soccorso in luoghi delimitati, oppure per fare navigazione nell'intento di recuperare magari qualche pericolante che si possa essere disperso sul greto del fiume. Questo tipo di corso ha la durata di 2 settimane, viene svolto principalmente in acqua, però specialmente nel periodo iniziale ci sono dei periodi in cui passiamo in aula dove vengono illustrate le manovre a livello teorico. Dopo il periodo di ambientamento e la proposta di manovre di soccorso che gli operatori si troveranno ad effettuare durante gli interventi fluviali alluvionali, nella fase finale del corso, quando ormai i discenti hanno acquisito una certa autonomia, vengono proposte manovre di autosoccorso, di emergenza.